Ad Arezzo arriva l'angolo del libro sospeso. Si tratta di un progetto lanciato dall'assessorato alle politiche giovanili, nato da un'idea di Pierferruccio Rossi. L'iniziativa ha trovato un suo spazio all'interno dell'Informa Giovani di Piazza Sant'Agostino. Mettere a disposizione dei libri per tutti i cittadini secondo me è una cosa importante. Come ho detto anche prima, nell'era della digitalizzazione il libro cartaceo è passato in secondo piano, mentre è importante che sia vivo soprattutto nei giovani. Diciamo che è un'iniziativa, un'offerta non solo di inclusione, perché tutti potranno venire qui, leggere il libro, portarlo a casa e decidere se riportarlo oppure tenerlo, ma è anche un'idea diciamo un po' romantica, anche per unire un po' questi ragazzi che potranno venire, oltre a tutti i servizi offerti dall'Informa Giovani, anche per leggere e condividere i libri, la lettura. Chi ha voglia di donare avrà il piacere di donare, lo farà. Chi vorrà prendere il destinatario di questi doni lo farà con altrettanta gioia, potrà riportarlo il libro e prenderlo un altro, ma anche tenerselo questo libro, significa che gli è piaciuto, speriamo che non se lo tenga perché non lo legge, in quel caso sta alla sua coscienza di riportarlo. Noi vogliamo con questo creare anche un'etica, una mentalità, nel prossimo bisogna muoversi come nella nostra famiglia, la famiglia è sempre un po' più piccola, e siamo sempre un po' più gelosi della famiglia, e va anche bene, ma non dimentichiamoci del prossimo, è lì che le idee si allargano e alla fine forse questo libro letto ci farà migliori a tutti. Il primo libro sospeso è già stato donato proprio da Pierferruccio Rossi. Si tratta delle avventure di Pinocchio, il libro che ha permesso a tanti di cominciare il viaggio attraverso l'immaginazione. Beh, Pinocchio è un libro che ho letto da ragazzino, naturalmente, ma l'ho riletto anche da grande. Ci sono insegnamenti che valgono per tutti e per tutte le età.